Salve ragazzi, benvenuti, bentornati anzi, a Let's Play Pikmin 2 con Lethal Blade Ninja. Cosa volevo dire? Sto iniziando a registrare così tardi durante la giornata perché mi sono occupato già di tutti i pericoli che ci sono e non volevo mostrarvi, insomma, mi sono occupato del Groink e di tutti gli altri mostri rompiscatole che ci bloccavano la via per il dungeon. Portare un po' più di gialli in questo dungeon perché sono i più utili secondo me, soprattutto per la parte conclusiva. Rossi, sì, perché no? Un po' di bianchi. Quindici bianchi e 15 viola. Ci può stare. Dai. Non male come squadrone. Bene, ragazzi. È arrivato il momento di... della verità, il momento della tana da sogno. Non so quanto sarà da sogno. Sarà stato un nome interessante, più che da sogno direi che è da incubo, visto che sarà l'ultimo livello. Siete pronti, ragazzi? Mi sto rivolgendo sia ai miei Pikmin che a voi. Gente che sta guardando. Yeah. Ok, iniziamo bene con due spray bonus. Come vedete ho accumulato un po' di spray, non troppi. Prima volta che sono sceso in questo dungeon ne avevo 30 di ognuno, perché avevo una paura matta di cosa c'era giù e non avevo idea di cosa aspettarmi. Adesso spero che mi bastino. Quelli ultra piccanti probabilmente finiranno presto, soprattutto alla fine. Non lo so, spero che non mi finiscano in un momento in cui mi servono. Ok, sono già passati 2 minuti e mezzo, ho già parlato troppo. Tana da sogno. Non ricordo quanti livelli, ma 21 tesori. Buah. Bestiale. E tutti i pericoli, ovviamente. Non sono neanche venuto a controllare prima perché non mi aspettavo di meno. Mi aspettavo anche qualche pericolo nuovo, magari. Acido, no, scherzo. Tana di sogno, livello 1. Oh! Oh! E la gamberone? Bella Earl. Siamo circondati. Ok, ci sono coletti fuori dal margine. Quest'angolo sembra sicuro. Meduse. Ti ha visto la medusa? Venga qua, signora medusa, un regalo per lei. Venga, venga. Tutto per lei. Ne ha defiorato qualche pigmin, eh? E vabbè, vabbè. Capisco perché sono malvagi i coletti fuori dal bordo. Dovrei sapere il perché. Beh, credo che lo scoprirò molto presto.
Tanto lì c'è Messer Granchio. Ehi là, gamberone. Oh oh oh. Tu non ti muovi da lì. L'abbiamo fatto rimbalzare. Altro che. Ok, viola bianca. Oh là là, medusa sulla casa giocattolo. Medusa, medusa, qua, qua, qua. Ho un regalo per te. E voilà. Nice. Non sembra così terribile come livello. Bianchi. Au. Ok. Abbiamo un po' di aree sicure ora. Questa credo che sia sicura. Sì? No, un viola ha perso la foglia. Non so, dovrei sentirmi spaventato perché non mi sento molto spaventato in sé. Ah, c'è un altro paguro. Un sacco di colettini. Ok, quelli potrebbero dare problemi. Ok, tranquillo, non attirare nessuno. Non attirare l'attenzione dei coleti. Ok. Certo che entrare in un'area così piena di nemici con così poco spazio non è il massimo. Qua. Ok, voi fuori dalle balle. Pericolo che possano scavalcare le barriere quando sono. Insomma, quando non sono alte come queste. Posso passare questa qui piccola rossa, ma non il coso viola qua. Capisco il tuo gioco, Nintendo. Non ho ancora visto l'ombra di un tesoro. Ok, calmi. Cane, granchio, ci hai visti? Col granchio darà problemi, lo so, lo sento. Ehi, ehi! Oh! Andate per le piazze, per favore, Pikmin. Ah, non può superarla la barriera. O forse sì. Ma può mangiarci Pikmin attraverso. Ah!
Che simpaticone. Wow, lì c'è proprio l'agglomerato. Ok, lì c'è il granchietto. Poi non è un granchio, è un paguro. Ok, liberiamo l'uscita, va? Sempre una buona cosa da fare. Al lavoro, miei cari Pikmin. Voilà! Molto bene. Ora possiamo occuparci del granchio. Granchio, non voglio fare mosse troppo avventate. Oh! Ok. Prendetelo. Yes. Ehi, un kiwi. Mi piace il kiwi. Però sono allergico alla scorza pelosa. Uno alla volta, signora. No! Oh, quante anime! Tu scendi dal piedistallo. Non ti voglio... Ok, sei andato dalla parte sbagliata, congratulazioni. Trappole qui. Sarebbe una bella sfida. No, dico... Modalità, i nemici non muoiono. E il tuo compito è trasportare tutti i tesori senza perdere Pikmin. Benvenuto all'inferno. Ok, prendiamo il kiwi e andiamocene. Visto che credo che sia l'unico tesoro nei paraggi. Dai, non era terribile questo livello. Ulala! Che cos'è cos'ha? Kiwi! Squisitezza mascherata. Beh, in effetti dall'esterno non sembra così buono. Yeah! Oh, due Pikmin viola con la foglia! Niente nettare gratis? No, neanche un uovo. Vabbè, quindi scendiamo al prossimo livello la prossima volta. Vi ringrazio di aver guardato questo video. Se vi è piaciuto, se volete, iscrivetevi per altri video di Pikmin 2, Paper Mario e Pokémon. E niente, ci vedremo la prossima volta al livello 2 del Tana di Sogno. Grazie, alla prossima da Lethal Blade Ninja. Ciao!